Allora, oggi pomeriggio siamo qui di nuovo al Centro Studi Città di Orvieto per presentare i lavori che i nostri ragazzi del programma Arizona in Italy, quindi dell'University of Arizona of Tucson in Italia, hanno realizzato nell'arco di questo corso estivo che si è svolto lungo 5 settimane di permanenza ad Orvieto. I ragazzi hanno potuto seguire tutta una serie di corsi diversificati, come accade oramai da anni, e quest'anno, essendo un gruppo molto nutrito, eravamo sopra le 80 unità, sono stati in grado di presentare lavori relativi ai loro corsi di architettura e quindi tutte elaborazioni anche di alcuni settori di Orvieto, analisi dei monumenti, ma anche di città che hanno visitato nel corso dei loro viaggi di studio. E quindi da questo punto di vista c'è un'elaborazione di carattere tecnico molto interessante. Il professore invece che ha seguito il corso di fotografia digitale ha potuto utilizzare quello che è un po' una sorta di backstage preferenziale, che è questo nostro di Orvieto, in maniera da poter esaltarne alcune caratteristiche viste ovviamente attraverso gli occhi e l'obiettivo dei ragazzi stessi, con un prodotto finale veramente di alta qualità che fa anche molto molto gioco alla città stessa per la sua promozione. Stessa cosa dicasi dei corsi di fotogiornalismo, cioè praticamente raccontare quello che Orvieto attraverso le immagini e attraverso un testo molto semplice che le accompagna. I corsi invece di visual arts, che sono quelli più come dire, personali, in cui c'è un'elaborazione da parte degli studenti delle loro caratteristiche, sentimenti, del loro modo di vedere alcune cose, ha prodotto tutta una serie di opere che sono vere e proprie opere d'arte, seguite da 2 docenti venuti direttamente dagli Stati Uniti, come anche gli altri di cui ho parlato prima, che sono stati in grado appunto di come dire, metabolizzare un po' quella che è la loro esperienza italiana in senso lato, con un punto d'approfondimento importante per la realtà orvietana. Quindi c'è questo legame che anno dopo anno si consolida e che diventa sempre più importante fra gli Stati Uniti, l'Università dell'Arizona a Tucson ed ovviamente la nostra città di Orvieto.